Sviluppare e sostenere il talento femminile è stato da sempre parte della missione di Medtronic. Immaginate, più di 20 anni fa, Earl Buck, il nostro fondatore, già diceva «I love a world where women can lead», dando così vita al Medtronic Women Network, un'iniziativa tesa a coinvolgere quanto più donne nella nostra popolazione dipendente, ma soprattutto a raggiungere il 40% di donne in posizione manageriale. L'Italia si colloca molto bene in questa sfida, oggi siamo al 36% di donne manager e puntiamo al 45% nei prossimi 3 anni. Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo per raggiungere tale obiettivo? Da una parte lavorare sulla struttura, sull'organizzazione, quindi iniziative di welfare, iniziative anche di ridefinizione delle posizioni a cui le donne possono applicare per rendere molto più accoglienti e molto più rispettose del talento femminile, ma anche per stare un po' sull'attualità della ripartenza post pandemia, facilitare con una policy smart working totale la possibilità per le donne di poter lavorare, non solo per le donne, direi, da casa, senza limiti di tempo. Dall'altro invece sulla parte di accompagnamento della crescita, quindi più la parte soft, e qui abbiamo diverse iniziative che con il nostro HR abbiamo messo in atto negli ultimi anni, come iniziative di mentoring, iniziative di role play, I'm Remarkable, un'iniziativa ideata con Google per instillare fiducia e lavorare sui bias che molto spesso le donne hanno, e tutto questo ovviamente ci colloca in una posizione di leadership anche all'interno del Medtronic in questo percorso di crescita del talento femminile.